Buongiorno a tutti, oggi è il 1° maggio e come potete vedere c'è chi lavora per la vostra sicurezza qui in Piazza d'Armi alla caserma che vi abbiamo mostrato adesso è in sicurezza. Come potete vedere il personale è presente anche oggi, in questo giorno di festa dei lavoratori, e siamo felici di potervi comunicare insomma che ad oggi non ci sono più casi di rientro all'interno della struttura. La struttura finalmente è sotto il controllo e sotto la legalità. E questa è la buona notizia che vi diamo oggi, 1° maggio. Purtroppo fuori la condizione è quella che sta riprendendo adesso la nostra camera. Sporco, bombole, tutti questi legni. Insomma, adesso la sicurezza all'interno c'è, ma come capita spesso e come vediamo spesso, quando si mette una situazione in sicurezza all'interno, si lascia il di fuori così, alla mercé di tutti. Ecco, si è trasferito fuori tutta la porcilaia, lo schifo, l'abbandono, la pericolosità che c'era una volta all'interno. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di City Report. Siamo con Diamond Frank e siamo proprio a Baggio. Avete visto? Questa è la ex caserma che avevamo visitato un po' di tempo fa. Siamo ritornati, siamo sotto Pasqua, per vedere come vanno gli avanzamenti dei lavori, cosa sta succedendo, eccetera. Avremo delle belle sorprese. Seguiteci. Questi sono i tombini con la corrente elettrica che ai tempi in cui eravamo venuti noi qualche tempo fa veniva presa da qui e da questa cabina, come vedete, bella spalancata, che fortunatamente è stata messa in sicurezza. Al di là di questa recinzione poi ci sono i famosi orti di Baggio, di cui torneremo a parlare tra qualche tempo, perché anche lì non si è fatto molto. Ma guardate un po' come si presenta la via a fianco alla caserma in questo momento. Cumuli di immondizia veramente grandi. Certo, qualcuno ci potrebbe dire ci sono dei lavori in corso. Sì, però se ci sono dei lavori in corso andrebbero portati via. Queste cose non sono qui da un giorno. Il coronavirus c'è da un mese, questa roba ha molto più che un mese. Anche questa è una cosa che non va bene, perché sappiamo benissimo che a degrado si aggiunge sempre degrado. Tra l'altro questi che abbiamo ritrovato in mezzo ai rifiuti c'entrano ben poco con la caserma, perché sono contratti di lavoro di una signora. Vabbè, lasciamoli qui, seguiamo, andiamo avanti. Guardate, ce ne sono ancora altri, quindi dimostrazione che questa roba qui è stata scaricata da altri posti. Guardate, questo per esempio è un 740 dell'anno 96. Ne vediamo un paio, giusto perché questo è addirittura un registro fatture vendite di Rozzano, che non si capisce come mai sia qui, e ce n'è una vastità incredibile. Oltre a ciò, giochini dei bambini, gommoni, gomme d'auto, carrelli, i nostri famosi carrelli, li ritroviamo anche qui, Frank. Il carrello è sempre un segno di degrado, ovunque lo troviamo, abbandonato così. Un peccato veramente in quest'area verde che è bellissima e che purtroppo è martoriata da abbandoni di materiali, da occupazione, da degrado. Da tempi biblici per fare una qualsiasi opera, che sia una bonifica, una ricostruzione. Pensate che, fra l'altro, voci confidenziali ci hanno appena comunicato che i lavori della caserma sono fermi perché pare che mancano delle licenze di costruzione, è mancata la polizia locale per fare i lavori sulla strada di fronte, c'erano i permessi di farlo ma mancava la polizia locale a bloccare il traffico, e
a pensar male si fa peccato, ma qualcuno diceva ci si azzecca sempre, guardate qua. Personalmente vi posso dire che io, Frank e altri nostri amici siamo entrati nella caserma quando era occupata e il giorno dello sgombero, e questo materiale, credetemi, noi non l'abbiamo visto da nessuna parte, quindi il dubbio ci viene, insieme a quelle fatture che abbiamo visto prima. Sì, queste sono proprio cibarie, nutelle, coca-cola, quasi un frigorifero che è stato svuotato qua, un frigorifero abbondante, anche di più. Le scarpe, questo è il verde della via Olivieri. Anche i tergicristalli, all'interno auto non ce n'erano, per cui che ci fanno qua dei tergicristalli? Ringraziamo il nostro amico Frank Diamond che conosce tutto nella zona, non abita molto distante da qui e che è sempre fautore insieme a noi di queste segnalazioni che facciamo per rendere migliore questo territorio in cui viviamo, che a volte pare veramente dimenticato dagli uomini e da tanto altro. Guardate ancora là. Un passeggino. Sì, guarda Frank, giustamente tu e a qualche altra persona mi ha detto ma magari saranno rifiuti trovati dentro la caserma. Nulla leva che possa essere anche così, anche se io ho molti dubbi. Ma perché lasciarli buttati nell'aria verde così a creare altro degrado? Che senso ha? Cioè, qui bastava far venire un camion dell'AMSA e ritirava tutto. Quando qualcuno si fa fare un lavoro a casa, cosa fanno i vostri operai? Prendono e buttano tutto nella strada, in mezzo al cortile, nelle proprietà degli altri, perché tanto sono fuori dalla staccionata, sono fuori da questa delimitazione che hanno messo, non ci sono più i muri, ci sono queste fil di ferro con questi pali, queste cancellatine leggere, che fra l'altro si prestano benissimo, come ci è stato dimostrato diverse volte, ad essere scavalcate, ad essere tagliate, eccetera. Il tutto in un silenzio di tomba, ancora di più, in questo momento più forte, un silenzio ancora più assoluto dovuto anche al fattore del coronavirus. In questo momento proprio non si sa più nulla di nulla. La città per certe cose è abbandonata, non ci sono più risposte, non c'è più nessuno che ti dica qualcosa. Aspetta! Nel frattempo però il resto del mondo cammina, soprattutto quelle parti diciamo meno civili, meno predisposte al rapporto con le persone di un certo tipo che segua la legge, l'ordine e la giustizia, se ne stanno approfittando in maniera palese. Sono di oggi le occupazioni delle case degli anziani col coronavirus. Volete che in questo pezzo di Milano, dove è successo di tutto, in questo momento non si dia fuoco al nuovo degrado? Ma certo, guardate, è visibile. Tra l'altro avevamo visto anche, insieme a Frank, che erano state tagliate altre sbarre per poter addirittura passare dall'altra parte, dove ci sono altre tende, altre costruzioni abusive, altre situazioni di degrado che sono gli orti di Baggio. Adesso ve le facciamo vedere. Poi, fra l'altro amici, è stranissima una cosa. Ma secondo voi degli operai che devono buttare i rifiuti li spargono così lungo tutto il perimetrale? Cioè gli è più comodo fare un mucchio tutto unico, magari recintato e controllato. Questo qui a me non sembra i rifiuti di un cantiere, però così è. Aspetta, vuoi fargli vedere la facciata per chi se la ricorda quando eravamo entrati le scorse tre volte, una volta da soli, quando ancora era occupata, una volta con la polizia, quando c'è stato lo sgombero. E anche qui questi vestiti, cioè questi indumenti, cioè dove li hanno trovati? Allora, se fossero stati dentro la caserma dovrebbero essere molto più sporchi ancora di quanto sono sporchi stando fuori adesso.
perché sarebbero quasi di un anno fa. Tra l'altro abbiamo trovato anche un paio di occhiali da sole. Sta diventando oscuro, questa è stata una situazione che è saltata a noi di vedere da un momento all'altro, visto che eravamo in zona a vedere delle altre cose. Abbiamo pensato che potesse essere cosa gradita a tutti voi sapere a che punto siamo. Ma parlavamo della nuova apertura. E voilà. Andate qui. Calzini, vestiti, scrolli. Un sentiero di vestiario. Io ho lasciato i guanti in macchina oggi, quindi... Ops. Si vede? Tac, tac, tac. Una, due e tre. Che non ci sono più. È il passaggio aperto verso gli orti di Baggio. Ecco, volevo segnalarvi se caso mai ci fosse bisogno. Guardate queste cose che sono qua. Soprattutto quelle bianche. Guardate, secondo voi sono qui da anni? Cioè, a me le camicie bianche diventano sporche dopo una giornata. Magari sono io che... una sudorazione particolare, ma qui le cose si vede benissimo che sono state abbandonate da poco tempo, soprattutto in virtù di quel passaggio che vi ha appena fatto vedere Frank. Ma se vuoi, qui siamo accanto al campo della Visconti, via qua fermate, puoi fare anche un'inquadratura così, guarda, un panorama di abbandono, rifiuti e degrado. Addirittura questo che state vedendo adesso nelle immagini è un sacco a pelo, mai stato qua prima, io ogni volta che sono passato non c'era, una roba che ci sarà da un paio di mesi massimo. Tra l'altro avevamo lasciato questa situazione dopo lo sgombero, una situazione in cui c'era una vigilanza, un presidio costante. Adesso noi siamo entrati, certamente non siamo dei malintenzionati, però è tutto aperto e disponibile, cioè se volendo si può entrare ovunque. Sapete che queste reticelle non fermano nessuno, le cancellate non fermano nessuno. Fra l'altro ci sono delle finestre che risultano anche semi aperte, uno si potrebbe infilare volendo. Tra l'altro sono anche al pian terreno, c'è un po' di griglia, ma quella griglia lì quanto dura? Una tirata e viene via come le altre. Lo sappiamo benissimo che queste griglie qui, se non sono state risaldate e non sono state risaldate, erano tutte apribili, la gente che c'era dentro le apriva tranquillamente da dentro e anche da fuori. Lo dimostra il fatto che c'è ancora qualcosa attaccato, vedete, soprattutto su questa. Ma chiaramente, come potete immaginare, come sapete, che la nostra indole, la nostra volontà, le nostre non sono critiche verso partito A e partito B, è una critica verso una situazione che avrebbe bisogno, per essere risolta, di una testa diversa, di più buon senso. I grandi spazi abbandonati, lo ripetiamo da un sacco di tempo, se non sono presidiati e controllati, oltre che da un allarmino e da una reticella, almeno da una persona fisica che viene, controlla e fa, durano pochissimo e anzi ritornano a essere occupati, a volte anche peggio di come erano prima. Qui abbiamo invece, per ora, da quanto vediamo, solamente una testimonianza di degrado, che è già un segno evidente di qualcosa che non funziona. Perché sfido chiunque a venire qui e dirmi il palazzo tutto a posto, questo è tutto a posto, poi lungo tutta la strada, che è anche una strada dove tendenzialmente non dovrebbero entrare strani, guardate cosa troviamo. Se per voi è normale una cosa del genere. Hai visto che hanno tagliato anche la reticella al campo? Guarda, ha dovuto mettere un pezzo di metallo alle spalle, gli hanno tagliato le sbarre anche a lui? Questo non so quando è successo però, Però, guarda. Qui c'è un angolo bar incredibile, come potete vedere. E gli alberi, cespugli alle spalle, ci nascondono tantissime altre cose, sedie, oggetti, li potete vedere già direttamente attraverso le frasche qui. Direi, Francesco, che arriviamo
verso l'uscita, non vogliamo rendere troppo lunga questo che è solamente un monitoraggio di una situazione che abbiamo visto diverse volte e che ci crea punto di domanda, molti punti di domanda. Adesso continuiamo, vi facciamo vedere il tutto e poi diamo un riassunto alla fine della strada. Lasciamo passare l'ambulanza, speriamo non sia nulla di grave. Guardate. Dall'altra parte c'è un campo di calcio, si vede anche attraverso le feritoie della rete. Si può fuori da un campo di calcio dove giocano i ragazzini avere una schifezza del genere? Sempre per la situazione che mi dite che non è più occupato, che è tutto sotto controllo, che è sorvegliato, che si sta costruendo e si sta facendo, campo calcio per i ragazzini, per i giovani, per chi vuole fare sport, guardate fuori. Se scappa il pallone fuori devono venire a recuperarlo qua in mezzo a queste robe. La caserma. Così si presenta nella vista laterale. Questa, dove vedete l'ha scritto Hotel 4 Stelle, è il pezzo che quando siamo entrati, dove ancora erano presenti tutte le occupazioni, abbiamo avuto più problemi perché era il reparto che era dedicato allo spaccio, dove c'erano le persone che spacciavano. Hotel 4 Stelle, come vedete, con due L. Hotel con due L. Alle spalle c'è il San Carlo, lo sapete tutti, si vede anche dalle fotografie, dai video che vi mandiamo, che vi stiamo mandando. E proseguiamo, siamo verso l'uscita, questa è la via delle Forze Armate, vediamo le case dove abitano le persone, proprio in faccia a questo luogo. Devo dire che comunque tutta la cancellata che c'è a fianco anche alla struttura della Visconti presenta dappertutto delle forzature, guardate, che poi siano state recuperate mettendoci dietro qualcosa eccetera, guardate come sono storte le sbarre, lì molto probabilmente è stato un crack, mentre questo è un altro frigorifero, incredibilmente pieno di frigoriferi. Un paio di scarpe con dentro un pettine. Questa è la maniera in cui di solito vedete quando andiamo tutti assieme all'interno delle proprietà occupate, che, dove queste persone lasciano le loro piccole cose, lo spazzolino, il coltello o il pettine, appunto. Ecco, qui ci abbiamo trovato dentro il pettine e ci stiamo indirizzando verso l'uscita. Ed eccoci, stiamo uscendo. Come vedete la strada, la stradina per entrare a fianco alle cancellate è ben pregna di rifiuti e schifezze varie. Anche per questa volta siamo usciti incolumi da Piazza d'Armi, dalla caserma di Baggio, via Forze Armate, Municipio 7, Tullio Trapasso, Friend Diamond vi salutano. Se volete commentare qualsiasi cosa scriveteci sotto, alla prossima City Report.